Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Sei un po', per addetti ai lavori e tifosi, la sorpresa di questo nuovo Palermo, perché d'estate molti pensavano che tu potessi andar via. Sei andato a giocare in Spagna perché non hai trovato spazio qui a Palermo e invece adesso ti stai, diciamo, mettendo sotto le luci della ribalta. Come hai vissuto questo periodo e come vivi questo nuovo tuo Palermo? In questo momento sono molto felice, no? Aspetto questa opportunità 2 anni fa e per quello sono molto felice, però ancora non ho fatto niente, ho solo fatto 2 partite in fila e devo continuarmi a allenare al massimo. A parte la pioggia, oltre che per te, anche per tutta la squadra è un periodo positivo. Non avete preso gol dopo X tempo in trasferta. Tanti motivi per sorridere. Sì, penso che tanto come il Cagliari come Roma si è fatto 2 grandi partite, abbiamo giocato bene, adesso meglio nei primi tempi, no? Però sì, questo è un periodo positivo per tutti, siamo felici per questo momento e dobbiamo continuare per questa strada. Il Siena, le difficoltà del Siena e come vedi tu la sfida tra 2 allenatori che praticamente sono quasi come dei fratelli, quindi si conosceranno l'uno dell'altro tutto quanto. Sì, quello è importante, però noi sappiamo e dobbiamo fare il nostro gioco, luego, la cosa che chiede il mister è pensare solo in fare i 3 punti. Nelle ultime 2 partite sei stato sostituito, pensi di essere al 100% della forma? Puoi ancora crescere da questo punto di vista? No, sicuramente posso dare di più, lo so, mi piacerebbe giocare fino alla fine, però il mister ha fatto la scelta del cambio e va bene così, però mi piacerebbe giocare i 90 minuti. Però sono felice per questo momento e questa opportunità che mi ha dato Mangia e per quello solo ho parole di gratitudine per lui. Quindi, giusto per essere sicuri, non sei uscito perché eri troppo stanco, sei uscito scelta tecnica, semplicissimo. No, magari contro il Cagliari magari ero un po' stanco, era mia prima partita dopo molto tempo, ero un po' nervoso. Però penso che posso fare il 90 minuti. Ciao Nicolas, qual è il segreto di Davis Mangia? Cosa ti ha colpito Scusa, di più? No, qual no. è il segreto di Davis Mangia? Cosa ti ha colpito di più di questo allenatore? Io penso che in il calcio non c'è più segreto. In calcio è tutto scoperto già. Però lo che sì ti posso dire di lui, che lui è un trascinatore, come voi l'avete detto già, e che ha voglia di vincere. L'esperienza in Spagna, la realtà cosa, ti ha fortificato, ha aumentato la tua autostima, la tua consapevolezza nei propri mezzi? Sì. Soprattutto mia autostima, la mia fiducia è maturato molto perché ho fatto quasi tutte le partite e quello mi ha servito molto. Nicolas, scusa, durante il precampionato Pioli ti impiegava sulla tre quarti, adesso Mangia ti impiega come esterno destro. Tu dove preferisci giocare? Se mi chiedete via adesso, io voglio giocare dove lo sto facendo adesso, tanto a sinistra anche a destra, e mi fa lo stesso giocare perché penso che questo è il mio ruolo per poter giocare qua nel calcio italiano. Tra un paio di settimane, dovrebbe tornare Alvarez dopo l'infortunio. Tu come la vedi? Credi di avere il tempo o già di avere convinto Mangia sulle tue capacità di poter essere titolare o ti senti ancora a termine? No, come ho detto prima, ancora non ho fatto niente. Solo 2 partite in fila, so che ho entrato perché
per l'infortunio di Edgar, però so anche che sto facendo le cose bene, mi alleno ogni giorno al massimo e per quello ho convinto al mister di farmi giocare. E so che deve tornare lui, però io sono al massimo, in questo momento sono felice e lui tornerà per allenarsi come ognuno e il mister farà le scelte, no? Pensi che in tutto questo periodo sei migliorato tu oppure hanno visto un altro Bertolo rispetto a quello che era una volta? Cosa è cambiato? Cioè... ho stato sempre lo stesso Bertolo. Io so che il primo anno è stato difficile con Delio, non mi ha fatto giocare molto, però sapevo che la squadra lo stava facendo bene, per quello ero in panchina, no? Però penso che la volta che mi ha toccato entrare in campo l'ho fatto bene, per quello io sono soddisfatto. Non so se sono un altro Bertolo, però magari Mancia mi ha dato la sua fiducia e questo mi ha fatto bene, no? Due partite, hai già fatto un gol. Da questo punto di vista hai un obiettivo come segnature, come assist? No. I miei obiettivi sono giocare molti partite. Quello è il mio unico obiettivo, è fare il meglio per la squadra. E poi se uno segna è un'altra cosa, va bene per me, no? Però sempre penso a cercare il meglio per le squadre. Ciao Nicolas, io volevo sapere da te come hai vissuto quei tumultuosi ultimi giorni di mercato, perché come hai ricordato poco fa, mister Rossi non... nella tua prima esperienza non ti ha molto considerato. Poi con mister Pioli qualche amichevole l'hai giocata, però anche lì eri un po' defilato. E quando poi il giorno in cui praticamente stava per tornare Rossi si diceva, tu cosa hai pensato? E soprattutto volevo chiederti anche se senti in questo momento la vicinanza dei tifosi, perché sai che molti tifosi quando ti vedevano giocare in Spagna e vedevano farti cose incredibili, molto molto bene, si chiedevano ma perché l'abbiamo venduto? Sì, quando ho sentito che poteva tornare Rossi non ho detto niente, perché io con lui ho stato bene, se non giocavo non era perché lui non mi faceva giocare, era solo perché la squadra stava facendo bene e basta. Con lui non era in tribuna, era sempre in banchina e mi ha fatto giocare un paio di partite, però io con lui c'ho un rapporto bellissimo. Mi piace come allenatore, l'ho detto sempre, però in questo momento rispettiamo a Mancia che sta facendo le cose bene. Nicolas, possiamo dire che ti sei preso una bella rivincita? Negli ultimi giorni di mercato eri dato come un sicuro partente, adesso titolare nelle ultime due partite, chissà nelle prossime. Io in ritiro l'ho detto, se qualcuno mi chiede di andare via io me ne vado, nessuno me lo ha chiesto. E per quello sono a Cohan, no? Adesso ho l'opportunità di dimostrare che posso giocare in questo calcio. Altre domande? Grazie. Se puoi, diciamo, dire qualcosa sul prossimo avversario, che tipo di squadra ti aspetti? Una squadra che le piace giocare un bel calcio. Già l'ho dimostrato contro la Roma la partita scorsa e penso che sarà dura, però sappiamo che noi siamo forti in casa e dobbiamo per forza vincere la partita. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.